vittoria, una partita che l'Agragas doveva vincere, l'assetto tattico del mister era prevalentemente a trazione anteriore e che poteva rischiare di finire male per quel gol nel primo tempo in contropiede. Sì, purtroppo nel momento che noi stavamo pressando nel primo tempo bene il Locri, abbiamo preso una ripartenza, nella stessa azione si è stato purtroppo, il campo lo conosciamo, è scivolato San Severino, non è riuscito a fare la chiusura, abbiamo preso gol. Lì devo dire onestamente la partita si è complicata perché loro già giocavano tutti dietro la linea della palla, passando in vantaggio hanno chiuso un po' tutti gli spazi. Poi nel secondo tempo devo dire che è entrato in campo una grande Agragas dal grande cuore e diciamo che la vittoria poi è stata netta perché questi ragazzi non finiscono mai di stupire. Una vittoria che vale doppio ai fini della salvezza. Sì, vogliamo chiamare scontro diretto, lo chiamiamo scontro diretto, abbiamo battuto una diretta concorrente, l'abbiamo lasciata giù a debita distanza. Qualche altro risultato penso che ci abbia pure aiutato oggi, perciò saliamo a 35 punti e cerchiamo di arrivare sempre alla famosa nostra soglia che ci eravamo prefissati nella mia prima intervista ad agosto, che è quella dei, oggi diciamo 40, avevamo detto 42, ma a 40 penso che ampiamente siamo fuori da qualsiasi bagaglio. Nonostante il rotondo punteggio alla fine, meritatissimo, penso che il campo ci abbia anche un po' penalizzati, che ho visto situazioni che non si sono concretizzate per il terreno di gioco. Ma guarda, l'ho detto poco fa, penso che abbiamo preso il primo gol perché se San Severino non scivola e intercetta la ripartenza del Locri. Purtroppo il campo lo conosciamo, ci abbiamo giocato tutto l'anno, ci alleniamo tutti i giorni in questo campo, pattiamo tanti infortuni per questo campo. Ci auguriamo che questo benedetto bando che hanno pubblicato diventi un bando un po' più serio, diciamo, non per voler dire qualcosa all'amministrazione, al sindaco che è una persona per bene, ci è sempre vicini, però c'è un qualcosa che non va. Io penso che si aggiustano il bando e l'Agragas riesce ad aggiudicarsi il bando perché è una gara pubblica. Penso che la prima cosa che farà la nostra dirigenza sarà quella di fare un manderboso che sia degno quantomeno per una categoria come la Serie D.